Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Il nuovo game show di Amadeus, chissà chi, sta finalmente guadagnando popolarità dopo un inizio difficile. Una gaffe virale ha catturato l'attenzione dei social media, portando milioni di visualizzazioni e reazioni divertite. Durante il programma, l'identità misteriosa numero 8 ha commesso un errore imbarazzante, scambiando il nome della fidanzata con quello di un'altra persona. La coppia di concorrenti ha chiesto degli indizi all'identità misteriosa, che ha raccontato una storia personale sulla sua compagna di 9 anni. Tuttavia, quando Amadeus ha chiesto il nome della ragazza, l'identità misteriosa ha risposto erroneamente con un altro nome. Dopo aver corretto l'errore, ha ammesso imbarazzato che si trattava del nome della sua ex. La gaffe è diventata virale sui social media, con milioni di utenti che condividono e commentano l'episodio imbarazzante. Mentre alcuni esprimono solidarietà, altri insinuano che il primo nome pronunciato potrebbe essere quello dell'amante del ragazzo. Le reazioni online sono state varie, ma indubbiamente hanno portato una maggiore visibilità al programma di Amadeus. Questa gaffe potrebbe avere un impatto positivo sugli ascolti nel lungo periodo, portando una nuova luce al game show Chissà Chi. La popolarità improvvisa generata da questo episodio potrebbe essere la svolta che il programma stava cercando, dopo un inizio incerto. Resta da vedere come questa situazione influenzerà il futuro del programma e se porterà a un aumento.